Di nuovo in diretta 22:49, milioni ai migranti, quattro soldi al Veneto ferito, e questo è il titolo di questa puntata. Ripartiamo da Erika Baldin. Allora. No, si parlava appunto Sì. del decreto sicurezza. Sì. Ecco, sì, è vero anche che, come diceva, si diceva prima, che l'ultima espulsione non è di certo opera di questo decreto, che deve Sono ancora in trasmissione, raggiungere ti chiamo tra 10 minuti, l'approvazione, però con questo ti chiamo tra provvedimento si dà in qualche modo il trasmissione. là ad un diverso sistema di accoglienza, perché l'obiettivo sarebbe quello di concedere l'accoglienza a chi ha diritto, mentre chi non ce l'ha naturalmente dovrebbe ritornare nel paese da cui proviene. Quindi in sostanza si fa, diciamo, un po' di riordino, si elimina un permesso per motivi umanitari che in altri stati d'Europa non esiste, che in Italia veniva concesso, viene tuttora concesso con dei criteri abbastanza vaghi, molto discrezionali, tant'è che è stata fatta una stima: il 16% dei richiedenti asili poi effettivamente ottengono la protezione internazionale, mentre il 25% ricevono questa protezione umanitaria, appunto, che, come dicevo prima, non è riconosciuta negli altri paesi, quindi ci si vuole un po' adeguare a quelli che sono gli standard europei. Inoltre si vogliono velocizzare le pratiche, appunto, per capire se una persona ha diritto oppure no a rimanere in Italia e quindi a beneficiare dello status di rifugiato. Inoltre si fa, diciamo, si taglia con l'accetta, appunto, chi compie gravi reati, quindi chi è stato condannato anche in primo grado per reati gravissimi, deve essere subito analizzata la domanda appunto di rifugiato, e nel qual caso comunque va espulso immediatamente. Poi seguirà il processo, ma questo è un altro capitolo. Quindi se ne starà nel suo paese di provenienza, in sostanza. Queste sono tutte, diciamo, interventi, accorgimenti che gli italiani hanno richiesto fortemente, almeno qui in Veneto, io che rappresento comunque una buona parte del popolo veneto, credo che fosse una misura molto molto richiesta, e finalmente si spera che con questo provvedimento si riesca a diminuire il numero degli immigrati sul suolo italiano, che ci si porti a, a che si porti che tutto poi si risolva in un maggior rispetto anche del paese Italia da parte degli altri stati, perché, come è stato fino ad oggi, il sistema fa acqua da tutte le parti, cioè siamo il paese di primo arrivo e quindi anche il paese che deve accollarsi l'onere di accogliere le persone. Non è più così, va rivisto il Trattato di Dublino, va rivisto in generale tutto il sistema, perché così non può più andare avanti. Anche gli SPRAR, purtroppo, bisogna dire che sono stati qualcosa. Un fallimento, perché non avendo aderito tutti i comuni o gran parte dei comuni, poi in effetti non si sapeva più dove posizionarle queste persone. Sarebbe giusto che tutti facessero la loro parte, l'Italia ha già dato tanto, quindi che adesso ci diano una mano anche gli altri. Allora, vediamo da Vicenza una storia che riguarda permessi di soggiorno falsi. Vediamo di cosa si tratta. Operazione Sunshine. Le fiamme gialle sequestrano beni per più di 56.000 euro. Nel mirino dei finanzieri, due immobili a Monte di Malo e a Montecchio Maggiore, di proprietà di un bengalese che li avrebbe intestati a familiari usati come prestanome. Le indagini, iniziate nel 2015, partono dall'individuazione da parte degli investigatori di Schio di una serie di società cooperative di lavori edili gestite dall'indagato, che non avrebbe seguito le prescrizioni di legge per le prestazioni dei lavoratori. L'imprenditore avrebbe rilasciato anche buste paga riferite a rapporti di lavoro fittizi, che sarebbero poi state utilizzate per il rilascio di permessi di soggiorno a finti lavoratori. Il bengalese, già indagato dalla magistratura per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsità ideologica, avrebbe occultato le scritture contabili di una delle cooperative sottoposte a verifica fiscale per rendere più complicata la ricostruzione del
del volume d'affari realizzato, conseguendo un profitto presumibilmente illecito da più di 56.000 euro. Alberto Inghilleri, Carlo Alberto Inghilleri, Rosa Polonia, allora lei sui migranti, la questione... Noi pensiamo, confondiamo filosofia ed economia, no? Perché è tutto bello, il popolo colorato, tutto il girotondo, volerci bene, però poi l'economia specula, no? Cioè, lucrare sulle persone che hanno bisogno è una follia, invece la filosofia del volemo se tutti ben diventa economia, fottiamoli il più possibile, guadagniamo su tutti, guadagniamo anche sui migranti. È una follia questa, è una cosa guadagnare su chi arriva qua che ha bisogno, perché gli aiutiamo, gli facciamo vedere che qui c'è il paradiso, il Bengodi, e questi convinti muoiono in mare pur di arrivare in un paese che non c'è, perché viene venduto falso, vendiamo una filosofia che non è, perché i soldi servono per... ma non devi speculare su questi che credono il mondo è bello, il mondo è tutto un girotondo, non è così. E chi specula è ancora peggio. Senta Rosa, i lavoratori precoci a che punto siete? Ecco. I lavoratori precoci siamo stati da Di Maio. Avete parlato con Di Maio? Abbiamo parlato con Di Maio e ci stanno lavorando. Perfetto. Non ci sono soldi, però... Però hanno presente... No, diciamo, noi siamo stati ricevuti, sono stata io dalla Commissione Lavoro della Camera, dal Ministro Di Maio sono stati dei miei rappresentanti, la questione è ben presente, siamo stati da Salvini, da Di Maio, la questione è presente, è solo questione di far quadrare i conti. Da chi ha cominciato a lavorare prestissimo, sono questi i lavoratori precoci, sì, no? Sono questi che abbiamo lavorato a 14 anni, perché adesso con la... 100 che saranno prima dei lavoratori precoci, a noi non ci piace questa cosa, perché andranno in pensione persone che hanno lavorato 35, 36, 37, 38 anni, noi ne lavoriamo 43, noi stiamo chiedendo che almeno l'aspettativa di vita, la famosa ADV, venga frenata, dal 1 gennaio 2019 saranno aggiunti 5 mesi. C'è gente che veramente non ce la fa più, questa è la priorità, ma noi questo l'abbiamo chieduto, ferma l'aspettativa di vita, la fermeranno dopo, poi è chiaro che non ci daranno i 41, ci daranno, ma noi stiamo chiedendo ancora i 41 anni, dopo 41 anni di lavoro, il governo ci ha presente, ha detto che nei 5 anni ci lavorerà, che non subito ma... Non vogliamo più noi veneti essere il bacino di voti per i giochi da centralismo romano messo in piedi dal leghista di turno che oggi è Salvini, eccetera. Allora, i vantaggi del bilinguismo, meeting identitario. Sì. Che cos'è, Ilaria Brunelli? Che cos'è? Beh, è una iniziativa che appunto cerca di fare una fotografia di quello che è il senso identitario ad oggi, nel 2018. Quindi affrontiamo in una o due giorni diversi aspetti relativi proprio all'identità, che è una cosa che va oltre l'autonomia, okay? È una questione di coscienza collettiva, quella coscienza collettiva che poi si manifesta anche in drammi come abbiamo visto, ma che in realtà è presente anche sotto traccia un po' in tutti i veneti. Allora, questa fotografia dell'identità veneta vuole attraversare i mezzi, diciamo, odierni, quindi il primo appuntamento di domani a Peschiera è con il Veneto nei social, quindi coinvolgeremo degli influencer cosiddetti, sicuramente conoscerete Andrea Sronco del Veneto Imbruttito, piuttosto che Federico Blumer che ha fatto il viaggio di scoperta, sono tutte persone che ottengono molte visualizzazioni raccontando un Veneto, il Veneto della storia piuttosto che il Veneto del sociale, sono dei fenomeni nuovi che però nascono proprio dal popolo. E il giorno seguente invece i temi più tecnici, per cui al mattino avremo i vantaggi del bilinguismo affrontati con la dottoressa Maria Wender, che è una ricercatrice linguistica dell'Università di Verona, che ha fatto un bellissimo progetto nel Trentino Alto Adige di indagine del bilinguismo, e abbinata a Emil Andreose, che invece è l'autore del libro Mi son bilingue. Quindi in qualche maniera cercheremo di misurare qual è la vitalità della lingua veneta oggi, anche attraverso degli strumenti di indagine. So che in questo senso la regione Veneto si sta attrezzando
per poter fare un questionario appunto diffuso nelle scuole dove si misurano le lingue in generale, ma anche la lingua veneta, quindi un primo tentativo di misurare lo stato di salute della nostra lingua, tanto quanto quello degli immigrati, no? E quindi la possibilità di fare integrazione a tutti gli effetti, mantenendo però le proprie tradizioni. Ecco, quindi io vi invito domani e dopodomani a Peschiera, a questo meeting. Bene, bene, meeting. Vediamo dal Gazzettino una notizia di cronaca: ciclista travolto da auto nella nebbia, morto sul colpo, un centauro ha perso la vita nello schianto contro un utilitario, insomma una raffica di incidenti dovuti al nebbione. State attenti, adesso credo che ce ne sia di meno rispetto a ieri, ieri sera è stata veramente una situazione difficile. Vediamo dei sindaci prima di tornare da Pasian, dei sindaci in un servizio di Marta Marangon. Il progresso tecnologico oggi deve essere concepito nel rispetto dei valori del territorio e delle comunità che lo abitano. E quindi i beni comuni, come il Sil, che è il più lungo fiume del Risorgiva d'Europa, o il Montello, che è uno scrigno di valori ambientali e storici, vanno tutelati. Nuove stazioni elettriche a Volpago del Montello e Scorzè, con conseguenti elettrodotti che attraverseranno le province di Treviso e Venezia. I sindaci di 18 comuni dicono no a Terna e convergono sulla medesima proposta, quella della linea interrata lungo l'arteria autostradale, un fronte compatto, quello dei comuni interessati a vario titolo dal progetto di Terna. Qui a Volpago Terna prevederebbe la realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione che verrebbe a occupare un'area di 8 ettari a ridosso dell'area già occupata dalla pedemontana veneta. La linea passerebbe nel pieno del parco regionale del fiume Sile, nell'area appunto identificata come la palude del Barbasso, ma anche su altro territorio comunale, e per noi sarebbe veramente una cicatrice non indifferente. Compatti dunque i sindaci, a prescindere dal colore politico, si rivolgono alla regione Veneto. Qui c'è da salvaguardare sia gli interessi delle imprese e della razionalizzazione del sistema di distribuzione elettrica, ma c'è anche da salvaguardare gli interessi del territorio, dell'ambiente, del paesaggio. Occorre un punto di sintesi e l'unico ente che può fare questo punto di sintesi, secondo noi, è la Regione Veneto. Mi pare che quello che è uscito qua oggi sia la linea giusta, i sindaci uniti che chiedono alla Regione di aiutare i sindaci per trovare una soluzione unitaria nell'interesse di tutto il territorio. Allora, interesse di tutto il territorio. Pasianna, quanto tempo ci vorrà per rimarginare questa ferita nel bellunese, che è il territorio? È difficile da dire la tempistica, perché la devastazione è talmente tanta. Io ripeto, ero a Genova l'altro giorno, qualcuno diceva che il ponte Morandi entro il 31 dicembre 2019 dovrebbe essere rifatto. Io lo auguro di cuore a tutti i genovesi, ho qualche dubbio, e parliamo di un'opera. Qui è stato devastato proprio il territorio, perciò per ritornare ai livelli che eravamo qualche giorno fa, penso che ci vorranno decenni. Che ci vorranno decenni. Non a caso anche noi abbiamo contribuito per la raccolta fondi attraverso il fondo di welfare e identità territoriale, che era stato firmato 15 giorni prima della venuta della devastazione, che è coordinato dalla provincia con la conferenza dei sindaci, con CGL, con CISL, con il consorzio Bimpiave, la diocesi di Belluno, e chi volesse donare qualcosa trova tutti quanti i dati del conto corrente all'interno del nostro sito della CISL di Belluno Treviso. Grazie Pasian, dobbiamo chiudere purtroppo perché abbiamo un limite stasera molto rigido. Il Veneto non ha bisogno dello Stato italiano, il Veneto ha bisogno che lo Stato italiano se ne vada dal Veneto. E tanti messaggi degli indipendentisti che hanno visto la Brunelli e si sono scatenati. Allora grazie Ilaria Brunelli, grazie, vedremo come andrà questo meeting identitario. Grazie a Rosa Poloni. A presto, grazie al consigliere regionale Erika Baldin, davvero grazie voi, tante, ad onorevole Marco Marin, grazie, buonasera a tutti. Onorevole, grazie all'ex sindaco di Padova Settimo Gottardo, buonasera a tutti, grazie molte anche a Pasianna della CISL, a presto, grazie, ci rivediamo ovviamente non domani, ma ci rivedremo martedì prossimo. Tra gli altri Roberto Marcato, Nicola Finco, Elena Donazzan, insomma gran parterre, Gianluca Schiavon e altri ancora. Grazie, buonanotte, arrivederci.
Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.